Allora, sono Luca Colturani e sono il figlio del dottor Marzio Colturani, che è stato ucciso in questa casa in una rapina del 13 novembre 2007. E rendo queste dichiarazioni nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, perché posso star male, vivo da solo, posso veramente, per qualsiasi ragione, accidentale o meno accidentale, visto i personaggi con cui abbiamo a che fare, non arrivare al processo, per cui volevo semplicemente fissare nella memoria questa mia dichiarazione. Buonasera. Corte d'Assise di Milano, presieduta dal dottor Filippo Grisolia. Il processo dovrà stabilire se i quattro cittadini moldavi imputati hanno veramente commesso la rapina nell'appartamento del dottor Colturani il 13 novembre del 2007. Ma iniziamo immediatamente con l'ascoltare il racconto di una notte che il figlio della vittima fa in aula. Prego, signor Pubblico Ministero. Senta, allora ci racconti un po' che cosa direttamente ha vissuto lei e che cosa ha visto direttamente. Sì, allora, io mi ricordo di essermi svegliato proprio nel momento in cui ho avvertito che la porta di camera mia veniva aperta, senza che ci fosse stato un rumore, una causa, forse una casualità. E ho visto che la porta di camera mia veniva aperta molto lentamente, una porta scorrevole. E piano piano ho visto comparire l'ombra di una sagoma di un uomo. Non poteva essere mio padre perché era molto più basso. Mio padre era alto come me, 1,84 m. E non poteva essere neanche mio fratello, comunque la percezione che ho avuto io è che fosse più basso anche di mio fratello. E la porta veniva aperta lentissimamente, proprio per rumore. E io ho chiesto chi fosse e all'improvviso ho acceso la luce. E ho visto una persona che, insomma, era un estraneo, non riconoscevo alle sue spalle, ho intravisto una seconda persona. Quest'uomo ha avuto un attimo di esitazione perché evidentemente non si aspettava che accendessi la luce, voleva cogliermi nel sonno, suppongo. Dopodiché ha spalancato la porta, ha fatto una smorfia, ha proteso le braccia verso di me e mi ha dato un pugno molto violento in faccia. E subito mi ha avvolto la testa nel piumone e ha infilato una mano sotto il piumone per tapparmi la bocca, perché ho cominciato a urlare, a chiedere aiuto, e lì ho avvertito che indossava dei guanti con dei gommini sulle dita, guanti comunque che erano leggeri, di tessuto leggero, cioè non tali da consentirgli anche dei movimenti abbastanza agili con le dita, e ha cominciato a darmi dei colpi molto violenti in faccia proprio per evitare che urlassi, chiamassi aiuto, tanto che poni multiple in bocca. E a quel punto l'altro a srotolare lo scotch, mi hanno tappato la bocca con dei pezzi singoli, numerosi pezzi singoli di scotch, e lì già comunque avevo avvertito rumori che provenivano dall'altra parte della casa, e quindi avevo già supplicato i rapinatori di non fare del male a mio padre. E successivamente mi hanno proprio incaprettato, mi hanno legato il nastro che mi bloccava i polsi a quello che mi bloccava le gambe, in modo che fossi completamente immobilizzato. Quindi lei dice che due erano le persone che hanno provveduto a immobilizzare lei, che sono entrate nella sua stanza. Sì. Contestualmente lei ha detto che sentiva dei rumori provenire dalla camera di suo padre. Sì, sentivo mio padre che si avvicinava, sentivo? Perché avendomi sentito urlare, probabilmente ritengo che si sia alzato dal suo letto e si sia scontrato con altri rapinatori nell'anticamera davanti alla sua stanza. Io comunque ho sentito la voce di mio padre in avvicinamento prima che di avvertire i rumori di una persona che subiva dei colpi, comunque veniva estratto. Allora, sentiva la voce in che senso? Voci del tipo, parole tipo cosa c'è, cosa sta succedendo, in risposta ai miei richiami, perché chiamavo mio padre chiaramente, e quando mi hanno aggredito, perché insomma chiamavo mio padre, nient'altro. Sono quindi circa le 3 del mattino e i due, il proprietario dell'appartamento e il figlio, sono a terra immobilizzati, nell'impossibilità di chiedere aiuto. E ad un certo punto però il ragazzo si rende conto che tutto è finito, ed è allora che scoprirà la tragedia che gli sconvolgerà la vita. Lei è la prima persona, sì, che ha visto sì, suo padre. Ci vorrebbe dire dove l'ha trovato e come l'ha trovato. Allora, l'ho trovato per terra. Occupava praticamente il passaggio l'unico passaggio della sua stanza, quindi i rapinatori per passare da una parte all'altra della stanza sicuramente dovevano scavalcarlo. Aveva gli occhi chiusi, ma non aveva bende o non aveva cappucci sulla testa. Lui ha visto tutto quello che era successo, sicuramente ritengo che sia stato per questo che l'abbiamo lasciato morire. L'ho trovato avvolto nella trapunta,
a volte molto stretta, quindi al di là dell'ostruzione delle vie respiratorie che è sul naso, la bocca, per me era quasi impossibile che potesse proprio dilatare la cassa toracica, tanto l'avevano stretto all'interno di queste trapunte, che poi erano bloccate da svariati giri di nastro adesivo in più punti. E poi c'era questo nastro adesivo che li bloccava, partiva dal pomo d'Adamo fino al naso, strettissimo, proprio una seconda pelle. Ho fatto fatica proprio a infilare la forbice tra la pelle e lo scotch per liberarlo. Aveva la bocca aperta, mi era proprio tirato così, quindi immagino anche molto doloroso. Quindi poi lei ha chiamato il 118? Sì, ho cercato di togliere il nastro. Ho sentito che non aveva battito, ho cominciato a disperarmi, chiaramente a perdere un po' il controllo, e mi sono diretto verso il telefono che mio padre aveva sul comodino per chiamare il 118, ma avevano tranciato i cavi, i rapinatori, quindi sono corso a prendere il mio cellulare, ho chiamato il 118, ho cercato di fare delle manovre di respirazione artificiale o di massaggio cardiaco, mossa della disperazione, comunque era già morto, e dal fatto che i lamenti fossero cessati e la rapina ancora in corso, era evidente che fosse morto davanti a loro. È arrivata intorno alle 4:21 del mattino la telefonata del mio fratello, in lacrime concitato, e mi diceva che avevano subito una rapina. Io immediatamente gli domandavo delle condizioni del papà, se stava bene. Lui mi ha detto che era già morto, che aveva provato a rianimarlo, a soccorrerlo, ma era già deceduto. Aveva, prima di chiamare me, contattato immediatamente il centro. Sono entrato io e l'infermiere professionale, e come prima scena abbiamo visto questa persona legata, avvolta da questo lenzuolo, e la cosa che mi ricordo sicuramente è che praticamente aveva tutta la faccia scocciata fino agli occhi, fino al naso, quindi era proprio tutto, cioè era stato soffocato da questo scotch in pratica, e non abbiamo iniziato una manovra di rianimazione perché quando siamo arrivati noi la cosa era già avvenuta da più di un'ora. E sono arrivato, ovviamente il palazzo, lo stabile era già piantonato dai carabinieri intervenuti sul posto, che mi hanno condotto in ascensore fino al 7° piano, ma non mi hanno consentito l'ingresso nell'appartamento. C'era mio fratello sul ballatoio, in boxer, in mutande, con ancora tracce di nastro, un collarino di nastro adesivo al collo, che mi raccontava sommariamente quanto. Quindi partono le indagini condotte dai carabinieri, e la prima domanda che si pongono gli inquirenti è la seguente: ma come sono entrati in casa i rapinatori? E immediatamente ci si accorge che nessuna serratura della casa, dell'appartamento, è stata forzata. E quindi le prime indagini sono dirette a capire chi poteva avere queste chiavi, perché risulta, balza subito evidente, che i rapinatori hanno utilizzato le chiavi. Mi informo, sono le migliori in assoluto, quasi impossibili da riprodurre. Queste chiavi sono anche codificate, tant'è che il proprietario, il detentore della chiave, nemmeno lui sarà. Da qui sembrerebbe e sembra evidente che i rapinatori non sono entrati con una copia, ma devono essere entrati con un originale. Le chiavi erano in possesso della madre, dei due figli Matteo e Luca Colturani. In casa avrebbero dovuto trovarsi le chiavi di scorta. Queste chiavi di riserva, sì, dove erano custodite? Erano custodite all'ingresso, insieme sul piattino di tutte le chiavi di casa, del cancello, del box. Non c'era un posto particolare, erano lì in bella vista, voglio dire. Le chiavi quindi erano alla portata di tutti e la cassaforte è stata svaligiata. In cassaforte c'erano tutti i gioielli di mia madre, gli orologi da donna di valore, e un sacco di monete d'oro, oggetti d'oro. Nella cassaforte c'erano i 5 modelli Rolex e Cartier di mia mamma e il Rolex di mio nonno materno. E quanti Rolex di suo nonno? Uno solo, un ovetto. E di sua madre quanti mi ha detto? 3 Rolex e 2 Cartier, vado a memoria, ma non dovrei sbagliare. Il dottor Colturani, mi pare che il decesso della moglie fosse circa 2 anni dalla rapina,
aveva iniziato a frequentare una donna. Luca Colturani è molto affezionato alle cose della mamma, li filma tutti all'interno della cassaforte. Questo è l'unico momento dopo la morte della mamma in cui viene aperta la cassaforte, vengono filmati tutti i gioielli, viene richiusa la cassaforte e questa cassaforte non sarà mai più riaperta se non apparentemente dai rapinatori la notte del 13 novembre del 2007. Allora lei aveva provveduto a filmare gli oggetti che erano dentro la cassaforte, ci vuole dire quando? I pezzi principali, non tutto chiaramente. Senti, io qua ho praticamente alcune foto che sono state prese dal filmato. Sì. Vuole vedere e dire se questi erano gli oggetti che si trovavano dentro la... Vale, di vederli anche è abbastanza pesantino di vedere tutte queste cose, perché al di là del valore erano anche ricordi. Guardi, se parla sì, scusi, bassa sto voce, mormorando, no, succede che poi la registrano con... Certo. Sì, esatto. Non tutto, ripeto, le cose principali, insomma, i gioielli da donna, poi non sono filmati chiaramente sterline d'oro, oggetti d'oro vari. Ma vediamo immediatamente se il bottino può essere utile per fornire qualche indizio agli inquirenti. La cosa che mi colpì molto quel giorno, quando poi esaurite le loro operazioni, i membri della scientifica mi avevano consentito l'accesso in casa, nel corso della rapina, perché alcuni quadri risultavano staccati ma appoggiati a terra, non erano stati prelevati, non erano stati asportati, e la cosa non rispondeva a un criterio razionale, perché erano stati invece asportati dei quadri senz'altro di minor pregio, di minor valore rispetto ad altri che invece erano rimasti nell'appartamento. Per esempio, non era stata asportata una sacra fattoria del 500 di Aria Ravennate della squadra di Luca Longhi, che dovendo scegliere fra tutto era la prima cosa da prendere. Quindi sicuramente non erano dei professionisti di quel ramo. Al di là dei gioielli e dei quadri, è stato rubato anche del denaro contante. Ma sono le modalità della rapina che forniscono utili e precise indicazioni. I rapinatori non sono entrati facendo una perquisizione, vediamo quello che possiamo portare via. La cosa che balza all'occhio è che i rapinatori non trovano, non prendono, perché non fanno la perquisizione, un raccoglitore di orologi che conteneva 12 orologi di grande valore e non lo toccano, lo lasciano lì. Gli orologi da uomo di mio padre di gran valore erano all'interno di un cofanetto di pelle che era chiuso in una scatola di cartone e messo in mezzo ai libri nella libreria dello studiolo adiacente alla mia stanza. Così sembrava assolutamente un vocabolario come tutti gli altri vocabolari che erano allineati insieme a questa scatola. I rapinatori sono entrati e sono andati in due o tre luoghi specifici, cioè sono andati alla cassaforte vuotandola e avendo comunque le chiavi, vanno in un cassetto specifico dove il padre teneva il denaro contante e quel denaro contante sparisce, vanno nella camera di Luca Colturani e senza fare una perquisizione alla camera di Luca Colturani aprono il cassetto dove lui teneva del contante e portano via il contante. L'unico cassetto in cui tenevo i soldi. Teneva i soldi? A colpo sicuro. A questo punto, io dal mio punto di vista, i rapinatori hanno utilizzato sicuramente una chiave originale per entrare e sono andati a colpo sicuro in due o tre posti. Quindi devono aver avuto i rapinatori necessariamente un basista. La famiglia Colturani aveva da parecchio tempo...
hanno già ordinato i mobili. Chiaramente perde immediatamente di consistenza la cosa e quindi, non essendoci altri oggettivi elementi a carico dei figli, se non questa versione proposta, questo possibile movente proposto da Mitran Tatiana, si concentra un po' tutto su di lei. C'è un dato molto importante che è acquisito al processo ed è questo: i rapinatori sono entrati nell'appartamento con la chiave originale, ma chi gliel'ha data? È possibile che gliel'abbia data Tatiana Mitrean? E la signora Tatiana la conosceva? Molto sommariamente, vorrei dire quasi di vista, perché era frequente che capitando lì senza preavviso io trovassi soltanto lei in casa. Era lì da sola e la cosa non creava nessuna preoccupazione alla mia famiglia. Vedevo e constatavo che si fidavano totalmente di lei, che avevano un certo affetto. Mio fratello la chiamava Tatti come fosse una sorellina, mio papà la considerava quasi un'altra figlia. Lei era in casa ormai da circa 3 anni, da qualche mese prima che mia madre morisse. Mia mamma è morta a luglio 2005, lei credo che sia arrivata un paio di mesi prima. Di norma veniva il martedì, il mercoledì e il giovedì. C'era una sorta di flessibilità perché lei era impiegata non stabilmente, ma credo 3 giorni a settimana, quindi c'era una certa flessibilità, soprattutto da parte di mio papà, nel caso lei non fosse arrivata nel giorno concordato, lo recuperava successivamente o all'indomani. E più o meno da che ora veniva? Dalle 3 circa. Quindi trovava qualcuno in casa, sì, e poi chiudeva e poi lasciava. E poi chiudeva e lasciava la chiave spianata, oppure sì, normalmente così. Lei era arrivata in casa nostra referenziatissima da amici di famiglia, dall'ex moglie del migliore amico di mio padre, che lei assisteva, e so per certo che lei comunque svolgeva le faccende domestiche di questa signora. Senta, lei ha parlato con Tatiana Mitrean subito dopo questi fatti, ha avuto modo di parlare con lei di questa, sì, vicenda? Per la verità sono stati quasi un'ora nella sala d'aspetto della caserma di Via Moscova in silenzio, non mi ha rivolto neanche la parola. E niente, quando abbiamo fatto un riferimento a quello che era successo, io le ho fatto notare il fatto che il rapinatore avesse aperto a colpo sicuro l'unico cassetto, i 4 cassetti, mi sembrava una circostanza abbastanza curiosa. E, diciamo, c'è stato un momento della rapina in cui avevo avuto anch'io dei problemi di respirazione, stavo soffocando anch'io, ho cominciato a dimenarmi e l'uomo che veniva a controllarmi mi ha sollevato il cappuccio che era bloccato alla base del collo, liberandomi il naso, e andandosene mi ha detto: stai buono, se stai buono non vi facciamo niente. E questo è il secondo indizio che mi ha rimandato chiaramente a Tatiana, perché questo aveva l'inflessione moldava, rumena, comunque sembrava di sentir parlare Tatiana col timbro di un uomo. E io nella sala d'aspetto di Via Moscova ho fatto presente a Tatiana questo episodio del cassetto e il fatto che l'uomo che aveva parlato aveva la stessa sua inflessione, insomma, quindi proveniva verosimilmente dalle sue parti. Facciamo una prima perquisizione a casa di Tatiana e sentiamo la madre. Lei dalla tasca tira fuori un anello e me lo consegna e mi dice: questo anello io ho ricevuto da mia figlia, voglio che venga messa a verbale che lo consegno spontaneamente, mi è stato regalato da mia figlia parecchio tempo fa. Però questo anello compare nelle foto che noi abbiamo degli oggetti all'interno della cassaforte. Ora, se quella cassaforte, dopo la ripresa fatta da Luca Colturani, non è mai stata aperta, se non la notte della rapina, la deduzione ovvia è che tu aveva la disponibilità della chiave della cassaforte, perché questo fatto è incontrovertibile, l'anello viene dalla cassaforte. Trovo una scatola Mont Blanc, la apro e trovo all'interno una penna Mont Blanc oro, la guardo e la riguardo, nella scatola c'è il posto per 2 penne, ma ce n'è dentro una. Nel riguardarla, sulla parte oro c'è inciso qualcosa, allora faccio attenzione perché si fa fatica a leggere, e c'è l'incisione M. Colturani. Anche questo, una Mont Blanc d'oro con incisione M. Colturani, non è uno di quegli oggetti che mi dà fastidio, lo regalo alla Colfe, secondo me. Mentre invece Mitran Tatiana dice: proprio perché c'era scritto M. Colturani, lui me l'ha regalato, dicendo: ti ricorderai di me per sempre.
possibile che sia stata regalata con le sue iniziali, con il suo nome inciso, considerato anche che ha un figlio che ha la stessa iniziale del nome, eventualmente l'avrebbe regalata al figlio, credo, non alla donna di servizio. Ma perché anche quella penna, insieme all'altra che non c'è, fa parte del filmato fatto da Luca Colturani. Quindi anche quelle due penne, una sola, l'altra dice la mamma che l'ha persa. Mettersi a sedere. Ora, lei dovrebbe dire al microfono, in maniera che si senta, a voce alta, le sue genitalità, nome e cognome. Mi chiamo Mitria Tatiana, sì. Marta 16085, Novara. Allora, lei sa che è stata convocata qui per essere sentita, ma la legge le dà la facoltà di non rispondere. Quindi, intende rendere l'esame oppure si avvale della facoltà di non rendere l'esame? La facoltà di non rispondere. Va bene. Può accomodare. Lei si è mai accorto se Tatiana, precedentemente a questa vicenda qua, le avesse portato via delle cose? Cioè non vi siete mai, non è mai venuto in mente a nessuno? No, che avesse portato via qualcosa, no. Ho cominciato a sospettare che non fosse completamente onesta qualche mese prima per un episodio particolare in cui lei disse di aver portato in parrocchia dei vestiti vecchi di cui mio padre si era liberato, in cui erroneamente era finito anche un piumino di valore, e, per cui andai nel posto dove lei mi disse di aver lasciato queste cose e mi fu detto che non era stato portato niente. Quindi da quel giorno cominciai a guardarla con un po' di sospetto. C'era stato qualche altra vicenda che... prossimità della rapina, sì, nel senso l'8 novembre del 2007 avrei compiuto 30 anni e volevo in casa con un servizio buono, con la tovaglia bella, insomma diversamente da come si mangiava tutti i giorni. Compie gli anni l'8 di novembre, 5 giorni prima del fatto. Siccome mio padre negli ultimi tempi aveva intensificato una relazione con una persona che avrebbe gradito che noi conoscessimo più a fondo, aveva previsto di dare una cena, ovviamente per la ricorrenza, per il compleanno di mio fratello, alla quale avrebbe partecipato anche la signora. E mio padre diede a Tatiana il compito di lavare appunto i bei bicchieri, i bei servizi e chiaramente di preparare, stirare anche una bella tovaglia. Le era stato chiesto di lucidare l'argenteria, di preparare la tovaglia di Fiandra e così via. E siccome non si trovavano da nessuna parte le tovaglie in casa, da nessuna parte, proprio sparite, io chiesi a Tatiana che fine avessero fatto. E lì evidentemente poi dopo quello che lei probabilmente lì ha capito che a quel punto saremmo andati anche alla ricerca del servizio d'argento che lei aveva già rubato e quindi ha rotto gli indugi e ha commissionato la rapina proprio in quei giorni. Tatiana ha scelto il rito abbreviato ed è stata condannata per la sola rapina. Anche se non preziosi, quantomeno parzialmente preziosi, provenienti da casa Colturani. Per esempio, ci sono tutte le posate d'argento, un po' sporche nel lavandino, un po' in vari piatti, alcune erano nel frigorifero. Piano piano viene ricostruito quasi per intero un servizio importante in argento che veniva utilizzato in cucina. Quel servizio poi è stato trovato? Ci è stato poi successivamente riconsegnato con alcuni ammanchi, diciamo che non è neanche completo. Manca qualche pezzo. Ne sono stati riconsegnati credo 88 pezzi. Quindi un primo dato è accertato. Tatiana è stata la basista della rapina. Ma Tatiana a chi ha dato le informazioni in suo possesso? Senta, Tatiana non vi ha mai parlato delle persone che frequentava? Sì, con mio padre aveva parlato di un suo fidanzato che si chiamava Roman. Quindi voi avete conosciuto un fidanzato? Io non l'ho mai conosciuto, mio padre sì, perché accompagnò Tatiana nella nostra casa al lago quando lei venne una volta a fare le pulizie e pare che lo abbia invitato anche fuori a mangiare. Comunque a mio padre non fece una grande impressione, parlò di un... Comunque si chiamava Roman. Roman, sì. Aveva un fidanzato ai tempi, che credo si chiamasse Roman, che a pelle non è che fosse il massimo per mio papà. E noi investighiamo su di lui, perché tutti ci dicono frequentava lui anche se non erano più fidanzati. In realtà Roman, l'ex fidanzato di Tatiana, non c'entrava
rapina, tant'è che non è stato nemmeno indagato. Ma gli inquirenti si concentrano invece su un altro amico della ragazza, Coceban Vasile. Ti frequentava assiduamente da un mese e mezzo il Coceban Vasile, che addirittura alcune volte aveva dormito in casa nel letto di Tatiana. Cosa faceva Vasile? Lavorava? Non lo so esattamente cosa faceva. Lui veniva dalla Tatiana, io so questo, che lui veniva, si frequentavano, però cosa si faceva non lo so. Sa se era uno che rubava? Non lo so, non vi posso dire. La rapina e omicidio del datore di lavoro della Tatiana era stato fatto dal Vasile e mia cugina Tatiana. Lei si ricorda queste dichiarazioni? Che ha fatto? Sì, mi ricordo. Vasile aveva organizzato tutto con l'idea, quindi la conosce un mese e mezzo prima, la conosce in funzione di questa rapina, e nel mese e mezzo tra la prima conoscenza decide, la cosa è talmente grossa, sa già quali potrebbero essere le conseguenze, al punto che organizza con un volo aereo il suo rientro in Moldavia, e ha già deciso di non dare nulla. Che è successo? Coceban Vasile, dopo la rapina e dopo aver ingannato Tatiana, scapperà in Moldavia e non tornerà mai più in Italia. Ma c'è un dato che indica che Coceban Vasile avrebbe avuto dei complici, ed è il seguente, e cioè il furto dei quadri e le loro dimensioni. Senta, quelli che ha trovato staccati per terra, quindi non portati via, sì. Che dimensioni avevano? 50-70, niente di particolarmente ingombrante, mentre invece mancava un quadro di Aldo Carpi. Questo quadro di che dimensioni aveva? Più o meno siamo sui 120-90, solo una cornice formata da un listello argentato, comunque, che la rendeva ancora più ingombrante e pesante, quindi quella senz'altro non era facilmente trasportabile. Allora, i quadri erano di varie dimensioni, da piccole a molto grandi, e quindi necessariamente doveva essere stato utilizzato anche un furgone. Per compiere tutte queste attività in un lasso di tempo, tra l'altro, molto breve, chiaramente all'interno di questo appartamento non potevano esserci meno di 4-5 persone. Dopo 4 giorni dall'omicidio, questi quadri vengono ritrovati in un parco a Settimo Milanese. Tredici erano rubati e 13 abbiamo trovato. Dopodiché però nelle conversazioni telefoniche emerge che si sta tentando di portare all'estero dei quadri. Però queste conversazioni avvengono con Coceban Vasile, a quel punto chiaramente individuato come il capo, che chiede che gli venga mandato in particolare un quadro. Addirittura in una telefonata, parlando del quadro che io voglio che tu mi mandi, l'interlocutore milanese gli dice: ma quale quadro? Lasciando intendere quindi a chissà quali furti. E Vasile gli dice: no, proprio quel quadro, quello di quelli di Settimo Milanese. A Settimo Milanese vengono trovati i 13 quadri. Allora, quando Vasile dalla Moldavia dice: il quadro che mi interessa è quello del gruppo di Settimo Milanese, parla di Casa Colturani ed è pacifico. Ma di che cosa sta parlando al telefono Vasile, visto che 13 quadri sono stati rubati e 13 quadri sono stati ritrovati? Ed è facendosi questa domanda che il luogotenente Guastini scopre che i Colturani possedevano un monolocale al... Chiedo anche di vedere a Luca Colturani per la prima volta un piccolo appartamento che è posto al piano terra dello stesso stabile, è un monolocale. Un monolocale ristrutturato anche lui, e nel quale, nella previsione, avrebbe dovuto andare a abitare Luca Colturani. E mi ricordo proprio questa, un flash, che siamo lì a casa e dico: ma Luca, ma è possibile che non possiate risalire ad altri furti dei quadri? Lui dice: guardi, veramente è impossibile, vorrei aiutarla, ma è impossibile. E mentre io parlo, guardo il muro e dico: scusi, là c'è un chiodo, ci manca un quadro. Luca si gira, lo guarda e lì è stato rubato un quadro, è sicuro, non le saprei dire qual è. Ora, anche quell'appartamento,
In quell'appartamento aveva accesso Tatiana, anche in quell'appartamento. E da qui poi, una volta individuato Vasile, partono una serie di indagini dirette su Vasile che poi portano alla soluzione del, almeno dal mio punto di vista, alla soluzione del caso e alla ricostruzione di quanto accaduto e alla individuazione dei corresponsabili insieme a Vasile, ideatore di questa rapina, dei corresponsabili che hanno partecipato alla rapina stessa. I complici di Coceban Vasile, che è stato arrestato e verrà processato in Moldavia, vengono individuati in 4 moldavi che vivono in Italia e tutti si dichiarano innocenti e dicono di aver conosciuto Vasile pochi mesi prima della rapina. Ma cominciamo con l'ascoltare Dragan Sergei, un complicato e tragico personaggio che si suicida in carcere. Prego, si accomodi. Buongiorno, si accomodi. Lei parla l'italiano? Poco. Poco. E quindi preferisce avere l'interprete, sì. Prego il pubblico ministero. Quando è che Vasile è venuto a vivere con lei e Eugenio Quarti? Rapina, omicidio, come espone voi, io non posso pensare. Una settimana prima di questo. Sa se Coceban Vasile lavorava? Luca. Che lavoro faceva? Di che cosa si occupava? Non lo so. Cioè non lo sa, non l'ha mai saputo? No. Beh, guardi, comunque lei ha reso diversi interrogatori davanti a me. Già nel primo interrogatorio del 21 luglio comunque mi aveva riferito che Vasile rubava. Cosa sacare ma cosa donna Bruno Albertini? Magari anche rubava, può darsi, perché io in questi 2 anni sono impazzito per tutto ciò che mi accusano. Senta, lei invece di che cosa si occupava, cioè di che cosa viveva, come faceva a vivere, a mantenersi? Muratore, una locazione al ritmo. Oppure caricavo mobile, aiutava ai traslochi. Lei parla e capisce la lingua italiana? Sì, sì. Bene? Penso di sì. Senta, lei è legata al signor Dragan e convivente era prima del suo arresto con il signor Sì, Dragan. Sì, sono sua fidanzata. Senta, lei che lavoro faceva Dragan Sergei quando lei è venuta qua in Italia? Quando sono arrivata in Italia Sergei non aveva lavoro fisso, no, diciamo. Prima lui era il calciatore, giocava il calcio a Moldavia e qui faceva anche scommesse. Cioè, quello che ci stai dicendo oggi è che lui si manteneva con le scommesse? Sì, sì, con le scommesse. Senta, lei sa se Tatiana Gheorghiuk ha fatto un prestito a Dragan? Sì, sì, lo so. Sa quanto era questo prestito? Mi ricordo che era 3 o 4 mila euro. E che cosa servivano a Dragan? A Sergei? Sì. Non so, lui diceva che avevo le debiti a casa. Lui c'aveva anche 2 figli che dovevo mantenere, non lo so perché... 2 figli? Sì, 2 figli. Senta, quando ha conosciuto, se ha conosciuto Mitre Antatiana? Într-o zi ne-am dus la discotecă, m-a chemat Coceban, atunci și-a făcut cunoștință cu Mitrean. E in una sera Coceban mi-a invitato ad andare in discoteca e lì ho conosciuto Tatiana. Lei ci ha raccontato di un episodio di gioielli che Tatiana avrebbe dato a Vasile di circa 250 grammi, 300 grammi di gioielli e che lei avrebbe visto. Dimineața a venit Vasile cu aurul la mine. Al mattino il Vasile è venuto da me con i gioielli. La cui si può vendere? Ah, mi ha fatto vedere tutto l'oro e mi ha chiesto se non sai qualcuno a chi posso venderlo. Sa che fine hanno fatto questi gioielli qua? Sti, ci sono intemplato con queste bigiotterie? No. L'insieme delle intercettazioni telefoniche chiarisce e dei tabulati come Dragan fosse l'interlocutore, fosse il capo e rispondesse degli altri due rispetto a Vasile. Dica il suo nome completo. Cucio Valerio. Il nome Bonducchi Alexander, sì. Nato a Moldavia il 05 del mese 9 dell'86, 1986, a Chișinău. E quando ha conosciuto Dragan Sergei? Nell'autunno del 2007. Nel 2006 o 2007? 2007. Nell'autunno? Sì. Dragan Sergei, quando l'ha conosciuto? Estate 2007, settembre, ottobre, così. 2007? 2007. Lei lavorava qua in Italia? Ha lavorato? Sì, ho lavorato in nero, spesso con... ci riuscivo.
E quindi cosa faceva? Rubava? Derubava non è che lavoro, però è accaduto due volte, ho subito condanne per questa cosa, ho pagato. All'inizio non sapevo parlare italiano, non lavoravo. A circa l'ottavo mese ho iniziato a lavorare a Trenitalia, in uno stabilimento di Vicenza. E qua ha lavorato fino a quando? Ho lavorato per circa 4 mesi, poi mi sono spostato a vivere a Asso e ho lavorato come muratore da un asilo a Asso. Senta, e con Cocio avete lavorato insieme? No. Avete fatto furti insieme? No. Allora, io in questo le contesto che nel verbale del 21 luglio 2007 lei ha riferito: con il Cocio ha trascorso un periodo in carcere a Sondrio, 45 giorni. A fine settembre per furto di un'autovettura. Sì, ho commesso un furto con Cocio Valerio, non un'autovettura, dentro un'autovettura. Viene ora ascoltato l'ultimo imputato, accusato di ricettazione, cioè di aver aiutato Cocio Banvasile a vendere i gioielli, che infatti non sono mai stati ritrovati. E anche contro di lui la principale fonte di prova sono le intercettazioni. Buongiorno. Signor Popescu, lei è la prima volta che manifesta la volontà di rispondere, è così? Sì, sì. Perché tutte le altre volte che è stato interrogato, lei si è avvalso sempre la facoltà di non rispondere. Non ho voluto rispondere perché non sono fatte domande giuste. Mi avete trattato come un assassino, non come un imputato. Intanto ci vuol dire da quanto tempo è in Italia? Da quanto tempo? Da 2002. Lei non ha mai avuto un permesso di soggiorno? No. Lavoro, diciamo, sempre, perché ha iniziato a cercare da una parte e dall'altra parte. Lavoravo 2 o 3 mesi, quando io iniziavo a chiedere al datatore di lavoro se si può per cortesia fare il permesso, iniziare a rifare i documenti, dopo 2 o 3 mesi scattava: che è difficile, che c'è una cosa così, una volta che è stato un diporto, non è possibile. Adesso. Va bene, allora partiamo da questo, il soprannome suo. Quali sono i soprannomi? Magari così, quando parlavo sempre mi dicevano Yuri. Però magari in telefono, che noi sono tantissimi Yuri, magari qualcuno lo scriveva come Sli. Questo è tutto su questa soprannome. Quindi la chiamano, insomma, uno dei nomi con cui la chiamano è Sli. Senta, il suo marito ha dei soprannomi? Mio marito? Mm. Sì, quando era piccolo lui, la sua mamma, lui era sempre così come una femminuccia. E allora gli diceva una parola moldava, Reo. E Sli le dice qualcosa? Sli, questa è una... Quindi in ucraino è Sli, sì. Che vuol dire cattivo. Sì. Lei ha conosciuto Cocio Banvasile, vero? Sì. Poi l'ha conosciuto qua in Italia o lo conosceva già da prima? No, qua in Italia. In che contesto l'ha conosciuto Vasile? Siamo incontrati a Cascina Goba, dove si incontrano tutti quelli bulmini che arrivano da Ucraina, da Moldavia e da Romania. Senta, quindi Cocio Ban non gli ha mai parlato di fare questa rapina a casa dei culturani? A me no. Lei quindi quando l'ha saputo di questa vicenda? Dopo 2 settimane, penso. La prima persona che Cocio Ban chiama dalla Moldavia, quando arrivi in Moldavia dopo questo fatto, è lei? Più di una volta? Io non lo so, non posso. Meglio a chi ha telefonato, non so. Ecco, allora noi interessava sapere che cosa le ha detto Vasile nel corso di queste telefonate. Cosa una detto? Volta mi ha chiamato, mi ha chiesto 100 euro. Ha sempre soldi. Mi ha detto fino a fine mese, che poi a fine mese mio fratello, quando prende stipendi, ti li dà. E lui ha risposto che non ce l'ho. Mi ha detto che è arrivato a casa e non ce l'ho un soldo. Ha detto che non ce l'ho, non ti posso aiutare, basta. Scusi, ma lei non si è accorto che a un certo punto Vasile era sparito improvvisamente e non c'era più? Ma sono accorti tutti, non solo io, tutti i paesani sono accorti, parlavano, che hanno fatto qualche cazzata, sono spariti. Vasile, Costantin. Quindi Popescu nega ogni responsabilità, ma ritorniamo agli altri imputati. Infatti l'accusa sostiene che la sera del 12 si sono recati ad Asso per rubare le 2 autovetture
erano loro necessarie per commettere la rapina, mentre gli imputati sostengono che sì, si sono recati quella sera ad Asso, ma per un altro motivo, e cioè si sono recati a casa della zia di Cociu Valerio per festeggiare il ritorno in Moldavia di un loro connazionale. Allora, si festeggiava e andava il Gimpo Nadezhda, andava in Moldavia. E si festeggiava, si beveva e si mangiava. Quindi questa festa? Stavano, mangiavano, ridevano lì, al tavolo. Io sono passata e neanche non ho guardato a nessuno. Sono andata in camera mia. Si beveva, si mangiava e poi cosa avete fatto? Poi è finito il vino. E ci siamo andati io con... Ture? Sì. Siete andati a rubare due macchine. Una sì. Golf e una Volvo. Sì, con Bonducci. Ci racconti quindi di questo furto di autovettura. Allora, il Dragan ha detto di andare a fare dei furti nelle cantine, che lui sa come aprirle. Siamo andati, io l'ho lasciato, siamo andati con il Mercedes. Col Mercedes? Okay. Sì, sì, sì. Allora, lui è entrato nel garage. Dopo circa 15 minuti è uscito con il Golf. E ci siamo con un Golf 4. Ah, una Golf? Una Golf. È una macchina? Sì, una macchina Golf 4, modello 4. Aveva anche 3 bottiglie di vino. Ci può spiegare come mai si esce per rubare il vino e si torna rubando 2 macchine? Allora, siamo usciti di casa per comprare del vino. E magazzino, come, e come era tutto chiuso, le ho detto a Alessandro, andiamo, magari troveremo qualcosa nelle cantine. Al vino. Da. E allora? Abbiamo entrato in garage. Siamo entrati in un... No, io sono entrato singolo. Io sono entrato da solo. Io sono entrato da solo in un garage, in un box. Era aperta la porta. Anche se il vino, anche se non mi si mette, anche se... Ho trovato il vino, ho visto la macchina aperta, sono entrato dentro la macchina e ho pensato di uscire con la macchina per fare un giro. Siamo tornati a casa, abbiamo bevuto, abbiamo deciso di andare ancora a prendere del vino. Siamo tornati vicinanza lì, il vino non abbiamo trovato, abbiamo trovato un'altra macchina. C'è Volvo, da due macchine Volvo. E abbiamo trovato la seconda macchina, la Volvo, e abbiamo rubato anche quella macchina. Lei ricorda quella sera lì di averli cacciati da casa sua? Che facevano casino, forse mi sono alzata e li ho mandato via, però non allora. Che mi ricordo bellissimo che sì, sono alzata e l'ho mandato via. Io gli ho spostato a Milano. E io ho detto, andiamo a Milano. Secondo l'accusa, gli imputati hanno lasciato Asso per ritornare a Milano e compiere la rapina, mentre sostiene Cociu Valerio che il loro rientro a Milano a casa di Dragan era perché i festeggiamenti stavano disturbando tutto il condominio. È un condominio con bambini, con musica, mio zio erano un po', no, come era festa. Dragan ha deciso, abbiamo deciso di andare da lui. Più o meno arrivate, che cosa fate? Più o meno 2:30, 3. Il Dragan vede che ha dimenticato le chiavi e le ha lasciato a casa di Tatiana, sul frigorifero. Ma comunque non fa niente perché c'è Cocheban Vasile a casa. Cioè doveva esserci Cocheban a casa di Via Eugenio Quarti? Sì, così mentre... Delle chiavi parlava, ha detto non fa niente che c'è Vasile. L'imputato continua a raccontare che Cocheban Vasile non era in casa perché era nell'appartamento del dottor Colturani a commettere la rapina, come da lui stesso confessato, ed infatti per questo è stato processato e condannato in Moldavia, mentre i nostri 3 attuali imputati sostengono che erano rimasti chiusi fuori casa in via Eugenio Quarti. Abbiamo chiamato sul telefono, sul citofono, Dragan ha provato ad aprire, ad forzare la porta, niente. A quel punto abbiamo deciso di tornare a Asso, di prendere le chiavi.
Lei e Bunduki siete ritornati verso Asso? Sì. Io mi sono sdraiato in macchina per stare tranquillo. Quindi lei si è separato da loro? Sì. E si è messo a dormire sul Mercedes? Sono andato in Mercedes e a questo momento, quando ho sdraiato la sederino, si è sentito che è caduta qualcosa di ferro, no? Ho trovato le chiavi, mi sono accorto che sono queste chiavi di Dragan. Sul cellulare di Dragan l'ha chiamato coach e le ha detto: guarda che abbiamo trovato la chiave e tornate a casa, non c'è, è inutile che andate più. Quindi, secondo il racconto che hanno fatto in aula gli imputati, loro sono totalmente estranei a questa rapina perché si trovavano ed erano impegnati a recuperare le chiavi di Dragan, di casa di Dragan. E la rapina sarebbe stata commessa esclusivamente da Kocaban Vasile. Quando siete tornati a casa di Dragan, c'era anche Kocaban Vasile? Le ripeto, il Kocaban Vasile è arrivato dopo le 6 di mattina, più o meno. Mi ricordo che sono tornati Kocaban con altre 3 persone. Io posso ancora che venite o non venite, so che io venite in 4. Mi ricordo bene che sono venuti in 4 e so benissimo che non ho partecipato a questo omicidio. Né io e neanche queste persone, le altre imputate, come che sono presenti qui. Perché... come stilo con la cesta? Alessandro è stato con me a casa. Questi amici del Kocaban con cui lui è entrato quella mattina? Sì. Lei li ha visti? Li aveva già visti prima? Sì, uno. Vede se in questo album riconosce Kocaban a casa sua la mattina del 13 novembre. Numero 6. Numero 6. Eccolo, numero 6. Senza dubbio. Senza, sì. Andiamo a vedere il numero 6. Corrisponde a tale Konstantin Petku. Io sento un po' stanco. Io sono stanco. Nel frattempo è pervenuta una ulteriore comunicazione che Dragan ha posto in essere un altro tentativo di suicidio. Buongiorno, si accomodi. Senta, oggi come sta? Come bene, si sente? Bene. Ecco, parli magari a voce più alta. Possiamo allora riprendere il suo esame da dove eravamo rimasti. Senta, gli ha detto Kocaban Vasile che cosa avevano rubato all'interno della casa? Lui mi sembra che mi avrebbe detto che hanno rubato soldi, gioielli e quadri. Kocaban gli aveva anche detto che durante la rapina avevano ucciso una persona. Kocaban secondo giorno mi ha detto non che l'hanno ucciso, soffocato una persona e si è soffocata, non qui l'hanno ucciso loro. Lei ha chiesto durante la sua detenzione molte volte di essere interrogato, come mai chiedeva continuamente di essere sentito? Per avere la possibilità di dimostrare che non sono stato io a fare la rapina. Primo uomo, io l'ho visto e saprei anche identificarlo. Quindi se fosse possibile vorrei identificarlo. In che senso? Sì, sì. E sa anche il nome? Sì, Dragan Sergei. Questa persona qua sarebbe quella che ha tenuto quale condotta? Il primo uomo che mi ha aggredito, quello che mi ha colpito e che insieme al suo complice che era alle sue spalle mi ha legato. A mia sensazione non si aspettava, chiaramente, entrando furtivamente in un appartamento, di essere illuminato, di poter essere visto. Quindi ha avuto una ventata contro con le braccia protese, con questa espressione contratta in volto. E quindi mi ha colpito. Sono stati pochi secondi, ma consideri, certo, la distanza è breve. L'attimo di incertezza che ha avuto... doveva aprire la porta, capire cosa doveva fare perché gli ho rovinato i piani fondamentalmente. D'accordo. Quindi lei quando ha acceso la luce, questa persona stava ancora fuori della porta, stanza, e stava ancora spingendo la porta per aprirla. E il suo viso era...
Sì, certo. Dopo che le hanno dato il primo pugno al volto, sì, e prima che iniziassero a scocciarlo, lei ha visto ancora in volto i rapinatori? No, perché la prima cosa che ha fatto è di avvolgermi la testa nel piumone, proprio per escludermi lo sguardo, cosa che non hanno fatto con mio padre, che li ha visti dall'inizio fino a quando è morto. Oggi suo fratello ci ha praticamente detto di avere, ci ha individuato una delle persone che sono qua presenti come una persona che lui ha visto. Sì. Ecco, più o meno, lei quando ne ha, ne ha parlato con lei, suo fratello? Sì, ne abbiamo parlato, tanto che io sono in possesso di una registrazione videomagnetica nella quale mio fratello dichiara di aver, senza tema di smentite, riconosciuto il Dragan e che mi ha affidato in caso di sua premorienza a qualsiasi titolo. Allora, sono Luca Colturani e sono Colturani che è stato ucciso in questa casa in una rapina del 13 novembre 2007 in cui sono stato picchiato, malmenato, in cui sono state rubate tutte le cose più preziose che possedevamo, compreso il quadro che vedete alle mie spalle. Io assolutamente riconosco senza nessunissimo dubbio negli imputati, in uno degli imputati, il mio aggressore di quella notte, ed è Sergei Dragan. Senta, con riferimento a quest'ultima cosa, c'è questa videoripresa che lei ha conservato. Sì. Cioè, suo fratello gliel'ha data perché nel caso lui morisse prima di questo processo? Cioè, nel caso finisse sotto un tram o gli succedesse qualsiasi altra cosa prima della deposizione odierna. Ma perché ha avuto paura lui successivamente? Cioè, ha ancora paura? Sì. Il presidente a Luca Colturani come nell'immediatezza dei fatti non era stato in grado di riconoscere i suoi aggressori. Non sono in grado di descrivere i due uomini, non ho avuto il tempo di vederli. Allora, io questo interrogatorio credo di averlo reso alle 9 del mattino. Sì, alle 8:20 segnato. Ah, ecco. Non è che passate 4 ore dal fatto che mi ha sconvolto la vita. Chiaramente col tempo una maggiore lucidità, una maggiore freddezza, che ci aveva comportato per la tragedia, per l'uccisione selvaggia di mio padre, chiaramente la mia concentrazione, la mia preoccupazione non era sui dettagli della persona in questione. Io, fino a che non ho potuto vederla, questa persona, ho solo potuto ricordarla. Mi ricordo assolutamente come se avesse un contorno attorno agli occhi. Poi si era tutto contratto in volto, aveva assunto una smorfia nell'atto di aggredirmi. Ecco, a mio avviso, Luca Colturani ha visto qualcosa di questo genere. Una persona con addosso un mascheramento, perché questa persona era mascherata e Coceva nella sua confessione dice che eravamo mascherati. Siccome viene creduto su alcune parti, non capisco perché non debba essere credibile su questo. Chiedo che venga affermata la penale responsabilità degli imputati a titolo non solo di rapina ma anche di omicidio per Dragan Sergei, anni 22 di reclusione, ammontata per 2 anni per la rapina, 1 anno per i reati di furto delle autovetture e violazione di domicilio. Anni complessivi 25 di reclusione. Per Bunducchi e Cocio la pena di 25 anni ciascuno. Posizione di Popesco Iure, 8 anni di reclusione per l'associazione, per la rapina 5 anni e 3.000 euro di multa, rapina e violazione di domicilio. C'è la prova, scusate, forse anche qui, che Popesco ha avuto parte del bottino? Mi sembra di no. Vi chiedo di assolvere il signor Popesco, l'articolo 530, primo comma, da tutti i reati contestati. Vi ringrazio. È giustizia punire e rinvenire i colpevoli di questo reato, non dei colpevoli ad ogni costo. Non c'è un solo indizio sulla refurtiva, non c'è un solo indizio sulla presenza in quel luogo, non c'è un solo indizio sulla detenzione del bottino, non c'è un solo. E quindi la difesa conclude e ritiene che Dragan Sergei vada assolto per non aver commesso il fatto, perché non vi è nessun elemento che possa condurre a una condanna. Perché questi non ammazzano nessuno, questi rubano, questi sono ladri di polli, signori, questi vanno a rubare nei supermercati, rubano le lamette. Se rubi 100 blister di lamette in una giornata a 10 euro, hai rubato 1.000 euro, li rivendi.
fatto 200 euro al giorno, con le lamette. Io concludo quindi semplicemente: per la soluzione del signor Bunducchi, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 secondo comma, per quanto riguarda il delitto di rapina e il delitto di omicidio, il minimo della pena con le attenuanti generiche, visto che ha confessato, per i reati di furto delle automobili e violazione di domicilio. Dicevamo, Presidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della colpevolezza. Noi stiamo discutendo della faccia illuminata della luna, ma c'è un altro lato oscuro che è rimasto oscuro, che non è stato illuminato pur potendo essere illuminato. Come facciamo a difenderci? Siccome siamo sicuri che non sono loro i responsabili, o perlomeno che non è Cociu il responsabile, concludo perché venga pronunciata una sentenza assolutoria. Del popolo italiano, la Corte d'Assise di Milano, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Dragan Sergei, Cociu Valerio, Bunducchi Alexander colpevoli dei reati loro rispettivamente scritti nei decreti 19 gennaio 2009 e li condanna alla pena complessiva di anni 24 e mesi 3 di reclusione ciascuno, oltre a pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiara Popescu Iure colpevole dei reati ascritti e lo condanna. La pena totale di anni 12 e mesi 1 di reclusione ed euro 2.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, ordinandola nell'espulsione del territorio dello Stato appena espiata. L'udienza è tolta. Quattro mesi da questa sentenza, Sergei Dragan si è impiccato in carcere. L'appello ha confermato in toto le condanne del primo grado, anche se entrambe le sentenze non hanno ritenuto valida come prova il riconoscimento di Dragan fatto in aula dal figlio della vittima. Ma colpo di scena, fra l'appello e la Cassazione è stato arrestato, processato e condannato per l'omicidio e la rapina in casa Colturani un altro moldavo, Pectu, lo stesso Pectu che gli odierni imputati avevano riconosciuto in aula, e Pectu li ha tutti scagionati. Quindi la Cassazione ha rinviato il processo in appello e ha ordinato la liberazione di tutti gli imputati accusati di omicidio. Noi per stasera abbiamo terminato, io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre intorno a mezzanotte, sempre su Rai 3. Arrivederci. Ma lui era geloso. Ma abbia una scala di grigi, per cui dire in senso assoluto non sono una persona gelosa sarebbe non dire la verità. La difficoltà a chiudere questa relazione era legata alla paura, un vero e proprio terrore che la signora provava a seguito delle minacce dell'allora suo amante. Durante una delle sedute le chiesi